Allora, forse sì, una mezza volta l'ho pensato. Quando non riesci a venire a capo di una situazione che dura da tanto tempo, c'è stato forse un mezzo secondo in cui ho pensato di dire, non, forse, non basta, non lo so. Però c'era qualcosa che dicevo, cavolo, non riesco più a essere felice perché non riesco più a fare quello che voglio. Di essere girato subito al Milan. Le differenze più grandi magari che ho trovato è che venivo magari da una città, da un gruppo che era visto più come una famiglia, mentre magari in grandi società dove magari sono campioni di grande livello e tutto, forse perché era all'inizio, così non lo so, magari ognuno pensava più magari al suo, diciamo così. Non c'era, cioè, anche perché magari penso che eravamo a luglio, però magari io venivo da 2 anni che mio compagno era come mio fratello, ovviamente arrivavo in un ambiente così e mi sembrava magari che ognuno pensava un po' più al suo e il più grande cambiamento è stato quello, poi ovviamente anche la risonanza di ogni singola cosa che fai, perché comunque la Juventus ogni passo che fai viene giudicato, ogni mossa che fai viene giudicata. L'Atalanta ovviamente era una realtà molto più piccola e quindi magari non ci facevo caso a queste cose qui. Invece in quel poco che sono stato alla Juventus ho notato che davvero ogni singola cosa che facevi era giudicata, era commentata e quindi mi sono reso conto subito che era davvero un ambiente tosto. Però allo stesso tempo ti dava grande responsabilità che ovviamente ti metteva a disposizione, perché se uno fa bene alla Juventus, non c'è niente di meglio. Quindi ci sono i pro e i contro come in ogni cosa. È stata la mia prima esperienza fuori Bergamo e onestamente non sapevo cosa mi aspettava, perché comunque la prima volta che esci non sai mai cosa ti aspetti, magari paura che ci sta magari anche di entrare in una nuova squadra, conosci magari persone di età diversa dalla tua che hanno diversi interessi, perché comunque trovi magari genitori di 30 anni, 35 anni e magari non sai come rapportare, che tu sei 18enne, 20enne, magari dici cosa gli racconto io a loro. Invece ho trovato lì anche un gruppo che mi ha aiutato tantissimo e devo dire che è stata un'esperienza molto importante per me, che mi ha aiutato, mi ha formato molto anche a livello umano. Comunque è stato il primo anno in cui ero via da solo e quando sei da solo impari davvero tante cose, capisci te stesso, capisci come rapportarti con gli altri perché è davvero importante anche quello e quindi è stata diciamo, un'esperienza globale molto è importante. A Trapani ho un grande ricordo di Luca Pagliarulo, che era il capitano, che sin dall'inizio mi ha aiutato soprattutto anche a come mi ha indirizzato dove prendere magari casa, mi ha detto dove erano magari i punti dove potevo andare. Mi è stato dietro parecchio e anche Simone Basso. Magari la sera mi chiamava se avevo bisogno di qualcosa perché sapevo che ero da solo, non c'avevo nessuno. E sono cose qui ho apprezzato molto e che ancora oggi mi ricordo e credo che siano stati degli atteggiamenti che mi hanno molto colpito e in futuro cercherò di farlo anch'io con i magari ragazzi che non riescono, magari che non hanno nessuno qui e si presenta la stessa situazione che ho avuto io 5-6 anni fa. Come fai a saperlo questo?
era forse una delle prime partite che venivano a vedermi, e a fine partita io vado da mia mamma e papà e chiedo: ma secondo me come ho giocato, come è andata? Ma non ho visto niente, ho fatto per 90 minuti il giro intorno allo stadio. Lui è sempre stato molto emozionale con me, e anche quando giocavo nel settore giovanile dell'Atalanta era l'unico che non si sedeva mai sugli spalti, era sempre attaccato alla rete, in un accovacciato, perché magari se sbagliavo qualcosa cominciava a girare, cominciava a diventare nervoso. Però senza i miei genitori credo che non sarei arrivato fino a qua. Mi ha dato proprio anche la serenità di non concentrarmi solo troppo sul calcio, perché volevano che la scuola fosse il mio punto di riferimento, perché ovviamente mi dicevano che solo pochi diventavano calciatori e quindi la scrematura era molto alta. Io sono rimasto sempre concentrato tanto sull'aspetto scolastico. Poi c'è stato un momento in cui ho capito che davvero magari potevo fare il salto, e lì allora anche loro ho visto che mi hanno spinto per aiutarmi anche da questo punto di vista, e quindi devo solo che ringraziarli. Ero in classe con un mio compagno di squadra che giocava con me all'Atalanta, Daniele Mologni, che lui era addirittura più bravo di me a scuola, e quindi c'era anche una sfida lì, e sono stati anni belli, che comunque eravamo addirittura sul pulmino che ci portava insieme al campo di allenamento dell'Atalanta. E ho passato con lui degli anni bellissimi, e tuttora sono molto amico. Mi ricordo benissimo che c'era un ragazzo più grande di noi che ci faceva fare per esempio le penitenze sul pullman, e per esempio se faceva, diceva, non so, si scriveva con una ragazza, no? E diceva: se entro 10 minuti non mi risponde, voi dovete fare tutto il viaggio del pullman con la testa sotto al sedile. E allora avevamo tutti sempre la paura di andare sul pullman, perché c'era questo ragazzo qua che era più grande, che ci faceva le penitenze. E tra l'altro in quel pullman c'era anche Marco Sportiello, che lui è più grande di noi, l'aveva già passato, e quindi continuava a ridere su queste cose qua. Invece noi eravamo un po' più piccolini, quindi facevamo tutte noi le penitenze. Ero con la mia compagna e a un certo punto sento uno che chiama Mattia, e io dico, cioè, ero un po' lontano, poi mi chiamava da penso 50 metri. Ho detto: no, non mi giro, tanto chi chiama Mattia sarà magari un altro ragazzo che ha il mio stesso nome. Ah, io non mi giro, continuo 10 metri. Mattia, ancora più forte, ho detto: vedete cosa, mi giro. E c'erano due ragazzi che mi avevano riconosciuto da dietro addirittura. Ho detto: mi avete fatto a riconoscermi? Fa: no, abbiamo visto le foto, così sei un grande, così. E quella è stata la prima volta che davvero ho capito che mi riconoscevano in giro. Eravamo sempre insieme, perché comunque ci ritrovavamo sempre la sera, eravamo tutti ragazzi giovani, quindi era molto più facile, perché comunque magari adesso uno c'ha un bambino, uno ce ne ha due, e quindi le cose cambiano parecchio. Mentre in quel periodo lì eravamo tutti spensierati, tutti, e quindi si era creato proprio un ambiente, un clima, e ci capivamo con uno sguardo. E questo poi si rifletteva anche in campo la domenica, che bastava un minimo sguardo per capirci, e tutto è nato da lì. Sì, con Andre sì, lo continuo a sentire, perché comunque siamo rimasti in amicizia, e è davvero un ragazzo splendido, mi ha aiutato tanto anche quando stavo cercando casa a Milano, che non riuscivo a trovare a casa, ma ha prestato la sua casa per un mese, perché non era agosto, quindi a Milano agosto non c'è niente. E quindi devo dire che è proprio un amico, e sarò sempre. Se avrà bisogno di qualcosa, sì, sarò sempre lui, perché davvero mi ha dato esatto quello che vuole. Sarò sempre in debito con lui. Alberto Grassi era un po' quello che faceva un po' più ridere, durante lo spogliatoio era quello che mi metteva allegria ogni volta che magari sapevi che c'era un allenamento pesante durante il giorno. Lui arrivava col suo sorriso, così ti metteva una serenità incredibile. Poi mi ricordo che giocavamo tanto a ping pong, che
anche il primo anno avevamo messo il ping pong nello spogliatoio, c'erano delle sfide che duravano più degli allenamenti, un'ora e mezza di sfide prima di iniziare l'allenamento, tutte le persone che arrivavano prima per giocare. E c'era proprio un bel clima, si era creato proprio un'alchimia che credo, secondo me si crei davvero poche volte nei gruppi e nelle squadre. Ma credo che il mister aveva in testa una cosa che nessuno in quel momento aveva, perché lui fin dall'inizio aveva notato l'ambiente, che era un ambiente di altissimo livello, perché comunque le strutture che ci sono all'Atalanta sono di altissimo livello. Io mi ricordo una frase che diceva lui: questo qua è un ambiente che vale una Ferrari, ma viene sfruttato come una 500. Secondo me quando lui ha detto quella cosa lì, già dentro di sé pensava che poteva trasformare la 500 in una Ferrari. Non so come faceva in quel momento lì, perché davvero non so come faceva a pensarlo, però ha davvero cambiato la mentalità a tutti, ma dal magazziniere a staff sanitario, a tutti. E hanno dato tutti qualcosa in più per raggiungere il livello che lui pensava già 5-6 anni fa. Poi lui era un martello dal punto di vista mentale, perché ogni partita che vincevamo lui magari pensava che magari potevamo rilassarci, perché penso che a gennaio eravamo quasi salvi. E lui, secondo me, era da dicembre che ci diceva che non potevamo pensare solo alla salvezza, ma qualcosa in più. Ma ogni martedì dopo la partita che magari vincevamo, magari anche 3-4-0, arrivava e ci diceva: guarda che non avete fatto niente, il nostro obiettivo non sono i 40 punti. Dovete meritate di avere di più. E quello piano piano ci ha inculcato ogni settimana, ogni giorno, ogni allenamento, ed è quello che secondo me ha trasformato tutta la mentalità anche dell'ambiente. No, sono matti questi. No, è stata... non me l'aspettavo proprio, cioè, perché comunque è stato il primo anno in cui davvero eravamo proprio in alto in classifica, cioè ce la giocavamo per andare in Europa, come alla fine siamo riusciti a fare. E avevamo fatto quell'esploit a Napoli, che avevamo vinto 2-0 fuori casa, però onestamente non mi aspettavo tutto addirittura la via, perché comunque era già capitato che magari i tifosi venissero dopo la sesta vittoria consecutiva nel giro di andata. Sono venuti in centro a Bergamo e c'era il pullman tutto circondato da tifosi. Però la via eroe di Napoli non me l'aspettavo proprio, questa è stata proprio un plus, perché non... ed è ovviamente una cosa che ricordo con molto piacere. Anche se già prima notavo dei cambiamenti, che comunque quando passavo mi guardavano molte più persone, magari mi fermavano anche più persone. Però diciamo, secondo me quella data lì è stata ancora di più da quel punto di vista, è stata proprio la data di svolta, diciamo così. Allora, uno che mi ha colpito più di tutti credo sia Cancelo, che anche per il poco che ho visto c'aveva un passo e una facilità di corsa, giocava a tutte le parti, faceva quello che voleva, cioè è incredibile. E poi c'era Pjanic, perdeva mai la palla, sapeva sempre cosa fare in qualsiasi momento. Ma lì potrei dirti 10-20 giocatori, perché davvero ognuno erano troppo forti. Giorgio, la prima volta che lo siamo incontrati era il 2015-16, Juventus-Atalanta, avevamo perso 3-0, 3-1 forse. E allora io ovviamente fine partita non sono uno che non gli piace dar fastidio agli altri, non so. E allora dopo mi hanno intervistato, dopo la partita, e ho detto che non sono riuscito a chiedere la maglia a Chiellini perché sono timido.
E allora finisco l'intervista, vado verso il pullman e mi chiama il team manager dell'Atalanta e fa: guarda che ora che Giorgio vuole darti la maglia. E me l'ha fatta avere, infatti. Infatti ce l'ho ancora custodita bene quella maglia lì a casa. È stata la prima maglia davvero di un giocatore top al mondiale che ho avuto, e ce l'ho ancora custodita nel mio cassetto dei ricordi più belli. Giorgio mi è stato parecchio vicino. E mi consigliava, perché sapeva il momento per me che era importante, mi tranquillizzava, mi diceva di non fasciarmi troppo la testa, di giocare libero, perché sapeva che ero un ragazzo magari che pensava troppo, come dicevo prima, e mi diceva: non ti preoccupare, cioè, fai come se giocassi a Bergamo, che è la stessa cosa, anche se dentro me sapevo che non è la stessa cosa. E quindi mi metteva molto, molto a mio agio. E poi niente, quando sono andato al Milan sono stato parecchio con i giocatori, con italiani, con Calabria, Romagnoli, con Conti. Io non pensavo di fare una cosa del genere, prima di tutto non sapevo dove mi stavano portando e non sapevo cosa dovevo fare in quel momento lì. Poi vedo che siamo saliti in questo bar, ristorante, non mi ricordo bene, e poi vedo che il team manager del Milan così ci fa: venite qua, e c'era tipo una finestra con un piccolo balcone. Dai, mi danno la maglia e ho detto: cosa devo fare? Devo fermare la maglia, e guardo giù, vedo che c'è tutta la gente sotto, e ho detto: madonna mia, cosa sta succedendo? E probabilmente lui era abituato, perché comunque veniva da anni che segnava 35 gol a stagione, e io non ero abituato a una cosa del genere, perché dicevo: cavolo, mi conosci, cioè, ho fatto 2 anni all'Atalanta, cioè, probabilmente tutto quello ovviamente era per lui, e io ero lì e, diciamo così, mi sono goduto il momento, però non ero pronto tutto a una cosa del genere, perché poi per il mio carattere, se l'avessi saputo prima forse non avrei mai fatto una cosa del genere, perché non è proprio da me. Primo infortunio al tendine d'Achille, diciamo che non me l'aspettavo, perché non avevo sensazioni di fastidio, di male particolari. E infatti io, quando mi sono fatto male, che ho sentito proprio una forte fitta, e pensavo che qualcuno mi avesse dato un calcio da dietro, poi mi sono girato e dietro non c'era nessuno, cioè c'era, mi ricordo ancora, Patrick Cutrone a 2 metri da me, e ho detto: ma come ha fatto a darmi un calcio? È impossibile. E allora lì è stata la prima vera botta mentale che ho preso, perché ho capito subito che non era una cosa da poco. Infatti fino all'ultimo non sapevano se farmi l'operazione, perché il tendine è rimasto attaccato per il 10%, e il dottore orava in Finlandia, secondo lui non era da operare, quindi ho dovuto stare 50 giorni col gesso e senza fare nulla. E dopo 4-5 mesi cominciamo un po' a star bene, e era ormai marzo-aprile, ho fatto la partita con la Lazio in Coppa Italia, e dicevo che e lì cominciavo, sentivo che giocando mi sentivo sempre meglio, è una sensazione che un po' che non sentivo magari in allenamento, sentivo sempre un po' di fastidi, sai, quando non senti mai di stare bene. Ho detto: cavolo, dopo la partita star così bene, ho detto forse ci siamo. Faccio la settimana d'allenamento prima della partita col Torino, e lì è successo, mi sono rotto un contrasto con mio compagno, mi sono rotto il crociato collaterale e tutto, e lì davvero mentalmente è come se fossi stato colpito da non so cosa, da una cosa davvero brutta, perché dentro di me sentivo che ormai c'ero,
per star bene, perché ormai non sentivo più niente al tendine d'Achille, ok, ci siamo, manca davvero poco e posso tornare quello che come stavo prima, giocare tranquillo. Quella botta lì, più che altro perché sentivo proprio che mancava poco, cioè stavo bene e quindi è stata ancora più dura della prima. E lì era maggio, ormai primi di maggio, e quando ho realizzato che ci è voluto qualche giorno prima di realizzare, ho detto cavolo, qua mi gioco ancora un'altra mezza stagione fuori. E, sono andato a Roma i primi mesi per fare la riabilitazione e poi sono rientrato a Milano a settembre più o meno. Però a settembre erano passati solo 3 mesi e ci volevano ancora almeno 2 mesi. Infatti fino a novembre ho fatto l'allenamento a parte, cioè era stato il periodo di Giampaolo che non ho praticamente mai vissuto perché poi è arrivato Pioli e uno dei primi allenamenti di Pioli ho cominciato ad andare in gruppo. Ho fatto alcuni allenamenti con loro, cioè ci stavo abbastanza bene, ma la sensazione del ginocchio perfettamente recuperato, però ho detto dai, se riesco a allenarmi tutti i giorni con continuità, adesso prima o poi mi passerà. E niente, ho fatto una o due amichevoli con la primavera e non ho avuto, mi sentivo che non stavo bene, cioè avevo bisogno ancora di tempo probabilmente. E niente, poi a gennaio ho parlato col mister e giustamente lui mi fa, secondo me in questo momento qua non stai ancora bene, devi avere ancora un po' di pazienza e tutto. Poi ho avuto la possibilità di tornare a Bergamo e ho detto magari lì che conosco già un po' come giocano e tutto. Visto che hanno ancora fiducia in me, magari li faccio prima a recuperare anche a livello mentale, secondo me era tanto anche quello. E allora ho preso questa decisione qua di ritornare a Bergamo. Il Milan mi ha dato l'opportunità di andare a giocare, erano d'accordo che secondo loro magari era la cosa migliore per recuperare anche la testa più che altro, perché comunque dopo che vieni da un anno e mezzo così che sei sempre lì sul filo, che non sai mai come stai, giustamente detto, se secondo te la cosa migliore è anche a livello mentale andare lì, noi siamo d'accordo. E sono arrivato a Bergamo a metà gennaio, non mi ricordo, e ho fatto la partita contro la Fiorentina, la prima partita ufficiale dopo che mi ero fatto male, e ho fatto 70 minuti e dico è andata anche abbastanza bene. Poi ho fatto altre 2 partite contro, mi sembra, la Spalla e un'altra, e stavo prendendo un po' il ritmo, no? Poi è arrivata la partita contro Valencia a San Siro che non dovevo giocare fino all'ultimo, poi invece si è fatto male Berat, Jim City, ma ho giocato quella partita lì e quello è stato, diciamo, il ricordo più bello forse che ho dopo infortunio, perché comunque è stata una liberazione, ho giocato 70-80 minuti, abbiamo vinto 4-1 contro Valencia, un ottavo di finale di Champions, ho detto cavolo, finalmente vedo un po' la luce. Poi c'è stato il ritorno, che avevamo vinto anche al ritorno, e poi c'è stato il lockdown per il Covid. E niente, lì dopo quando siamo rientrati ho avuto l'altro problema al tendine del rotulo del ginocchio, e anche quello lì è stato, ho detto non so come faccio, ho 25-26 anni e ogni 2 per 3 mi faccio qualcosa, come è possibile? E lì è incominciato dentro di me anche uno studio dentro, cioè personale, perché c'è qualcosa che sbaglio, perché non è possibile che a 25-26 anni ho avuto così tanti infortuni.
E quindi da lì ho incominciato un po' a cambiare un po' abitudini, cambiare un po' anche quello che mangiavo. Ho detto magari mangio, ho provato a mangiare magari più verdura, più, sai, senti in giro, diceva fa bene, proviamo. Lì incomincio ad avere dentro di me un percorso a dire devo cambiare qualcosa, perché così non posso andare avanti, cioè non è possibile, perché cavolo, 26 anni, 27 anni, non so, o geneticamente sono una mezza cartuccia o c'è qualcosa dentro di me che non va. E niente, quindi da lì ho iniziato un percorso anche personale, di riflessione personale, aiutato anche dalla mia compagna, che anche lei durante questi periodi qua vedeva che soffrivo, cioè anche lei non stava bene, perché comunque cavolo mi dice, hai 26 anni, il tuo lavoro è giocare a calcio, mi dice non riesci mai a giocare a calcio, tranquillo come vorresti. E lei in quel momento lì mi è stata parecchio vicina, mi ha aiutato, perché arrivavo la sera a casa magari che mi vedeva triste, perché sapeva, e ormai sapeva che era quello, quindi dice, si sente male, mi fa, sapeva che era quello, perché ormai non me lo chiedeva neanche più. E nulla, sono arrivato alla fine dell'anno, dopo che sono rientrato con l'infortunio a Bergamo ho giocato mezza partita, che c'era, non ho più giocato, quindi ho detto devo trovare un'altra sfida personale che magari mi faccia dimenticare tutto magari il circolo vizioso in cui sono entrato. Ed è quello che pensava anche la mia compagna, magari uscire magari dagli stessi schemi che erano da 2 o 3 anni che facevo, poteva aiutarmi a rifare quello che facevo sempre, che era giocare a calcio, che era la cosa che mi mancava di più. Quando ho avuto la possibilità e ho avuto la richiesta di venire qua a Venezia, che è venuto addirittura il mister e il direttore a parlarmi a Milano, forse è stata la scintilla che mi mancava, perché mi ha dato la fiducia che non sentivo da tanto tempo. Probabilmente nemmeno io più avevo fiducia in me stesso, così tanto che come l'hanno dimostrato loro. Ho parlato con la mia compagna, perché comunque in questo momento quando hai dei bambini devi capire anche. E devo capire loro, e lei da quel punto di vista lì mi ha sempre detto: noi siamo felici se tu sei felice, perché io vederti così come ti vedo da 2 anni da questa parte non ti voglio più vedere. Se tu pensi che sia la cosa giusta andare e cambiare, perché comunque era un cambiamento importante, noi siamo con te. Ed è questo che poi mi ha portato qui. E da quando sono qui sono un'altra persona, sono molto più tranquillo, sono più sereno con lei, perché vede che arrivo a casa la sera, sono felice, che riesco a allenarmi tutti i giorni, gioco le partite, e anche lei mi fa, siamo un'altra coppia anche da quando stai così, perché comunque è vero che da 2 anni che magari, perché comunque per noi calciatori il calcio è la vita. E quindi lei sentiva che magari non era più come prima, capito? E invece da quando mi vede felice, mi vede giocare, mi vede andare all'allenamento tutti i giorni col sorriso, fa, siamo un'altra coppia, sei un'altra persona. E infatti è vero, perché anch'io sento che è cambiato qualcosa. Allora, forse sì, una mezza volta l'ho pensato. Quando riesci a venire a capo di una situazione che dura da tanto tempo, c'è stato forse un mezzo secondo in cui ho pensato di dire, non forse, non basta, non lo so. Però c'era qualcosa che dicevo, cavolo, non riesco più a essere felice, perché non riesco più a fare quello che voglio. E come voglio, perché comunque. Mi sentivo limitato e c'è stato forse mezzo secondo che ho pensato, però dopo ho detto non posso mollare adesso, cioè, ho fatto troppa fatica per arrivare qui, per farmi adesso mollare tutto. Devo cambiare qualcosa io, devo fare io qualcosa in più per
togliermi questa nebbia, questa non so cosa avevo in testa, che infatti fortunatamente è stata così. Ma ci sono stati molti libri che ho letto durante questi. Uno in particolare che mi ha regalato la mia compagna Nicole era Ricominciare da sé, che in pratica era, anche lei diceva, questo mi sa che è il tuo libro. E infatti parlava un po' di come capirsi, di cosa sbagliamo, magari pensiamo che una cosa giusta invece vista da un altro punto di vista può essere sbagliata, e mi ha fatto pensare parecchio quel libro lì. Dico la verità, leggevo poco prima che mi succedeva tutto questo, e durante quel periodo leggevo ancora meno, ma nonostante quello mi arrivavano voci, sentivo voci. Perché ormai il giorno d'oggi con Instagram, con quei giornali, con qualsiasi cosa, comunque anche non volendo, la senti. E quindi io cercavo di isolarmi, cercavo di non farci caso, però la verità è che comunque quando lo senti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte, anche non volendo, un tarlo ti rimane dentro la testa, cioè anche se sei il più forte mentalmente, che cerchi di, però un minimo ti rimane dentro la testa. È brutto da dire, però secondo me è così, e invidio chi non riesce, chi riesce davvero a farsi passare tutto sopra, e quindi un po' influito. Sì, diciamo che è stata magari la cosa più diversa rispetto a quello che facevo prima per andare magari allo stadio. È una esperienza totalmente nuova. Infatti la prima volta che sono venuto ho chiesto ai miei compagni come funzionasse, perché non avevo idea avevo già paura, che io soffro un po' la barca, dico la verità. Avevo già paura magari di arrivare allo stadio con mal di mare. E invece no, veniamo qua il giorno prima, facciamo allenamento al campo, dormiamo in un hotel vicino al campo, quindi è tutto più comodo. La città di Venezia è molto calorosa, l'ha dimostrato anche domenica, c'era tantissimo pubblico che ci ha aiutato a vincere una partita per noi fondamentale, perché venivamo da un periodo che magari non riuscivamo a trovare il risultato. E diciamo che è una cosa diversa ma bellissima, perché è un modo di vivere totalmente diverso rispetto a prima, e è un'esperienza in cui mi sto divertendo e che mi piace. Abbiamo tutte le culture, è bello capire anche e avere compagni che hanno diversi modi anche di interpretare magari la partita. Magari noi in Italia siamo più concentrati, mentre loro invece per concentrarsi non hanno bisogno di tutto quello che abbiamo noi, magari dalla musica, magari tutti magari con la faccia, con gli occhi così concentrati. Loro per concentrarsi magari non hanno bisogno, davvero poco, magari arrivano, li vedi sorridenti, dico come fanno, se questi giocano, io sono lì che sto pensando tutto quello che devo fare. Ed è bello perché comunque impari a conoscere anche altre culture, perché comunque non tutti sono uguali a noi, e magari hanno ragione loro a essere così sereni, perché magari in campo poi esprimono quello che riescono. È bello confrontarsi. C'è Dennis Johnson, che io non so davvero come faccia, che è sempre col sorriso, sempre arriva, sembra che deve andare a giocare al parchetto con gli amici quando deve fare la partita, non so come fa, e poi fa 90 minuti a 180 all'ora. È una cosa diversa. Lui dice che lui non pensa, dice così, io non penso. Io sono beato te, gli ho detto. Mi fa tutti i problemi per la partita, mi fa, io non penso. Dovrò imparare anche un po' a far così, perché se sono i risultati quelli,
bisogna magari pensare un po' di meno tante volte. E Niki Mainpan, il portiere, lui per esempio dice che qua in Italia ci alleniamo troppo, loro erano abituati magari a allenarsi meno, ma anche magari durante la settimana, perché sono, credo, culture proprio anche di calcio diverse. E qui in Italia siamo abituati magari a preparare la partita dal giovedì con la tattica, magari in Inghilterra, Islanda, così, arrivano al sabato che non interessa niente, loro si preparano la loro partita senza neanche magari sapere contro chi giocano, o giocano come vogliono loro e non adattandosi agli altri, cose che qui in Italia magari facciamo molto di più, perché è quasi più importante sapere come giocano gli altri rispetto a come giocare noi. Magari sappiamo se giocano un 4-3-3 dobbiamo uscire sul terzino perché poi ci spostiamo tutta l'azione da una parte, mentre da altre parti non ritengono queste cose così importanti come le riteniamo noi. È stata una liberazione totale. La cosa più bella è che proprio durante la partita c'era mio figlio e mia compagna allo stadio, e credo che proprio sia stata, come dicevi te, la chiusura di un cerchio, perché, come ripeto, senza di loro e ovviamente anche senza i miei genitori, che sempre da casa mi cercavano di spronare, di non mollare, che comunque prima o poi sarebbe girata. E non ce l'avrei mai fatta, cioè davvero è stato un periodo lungo più che altro, perché davvero sembrava che non finisse più, cioè quando non finisse più. E segnare domenica contro la Roma, vincere la partita soprattutto, che è stata per noi era importante vincere domenica, con Nicole e Alessandro allo stadio, era stata la cosa più bella e liberatoria che potesse succedere, perché davvero era... Ne avevo proprio bisogno, più dell'ossigeno forse. Grazie per la disponibilità. Che no, grazie a voi. Avete tirato fuori delle cose. No, sapevate delle cose che non so come si fa a prendere. Quella del papà. No, ma dove l'hai presa? Non so.